A Videotop con grandissimo piacere ritroviamo Senit. Ciao, benvenuta. Ciao Paolo, come va? Tutto bene? Direi molto bene. Ci vediamo, siamo in salute. Meglio di così cosa vogliamo dire? No, infatti, dire? È la cosa più importante, che per quanto sia scontato è veramente fondamentale. Esatto. Della serie, l'ultima volta che ci siamo visti era più o meno 6 mesi fa. Dal punto di vista delle modalità non è cambiato nulla, perché è ancora in collegamento. Infatti, possiamo comunque darci già l'appuntamento per i prossimi 6 mesi, sperando di vederti dal vivo. Magari. Bravissima, questo è il punto fondamentale, è quello, dobbiamo puntare tutto su quello. Tu nel frattempo invece, insomma, vai avanti, produci. Non mi sono mai fermata, sì, assolutamente. Mi sembra anche giusto. Se in maniera virtuale, perché comunque è, insomma, si sono cancellati diversi eventi, come ben sai, compreso Eurovision, certo, che era lo spettacolo più grande al quale dovevo partecipare quest'anno. Ma nonostante tutto sono andata avanti, mi sono rimboccata le maniche, ci siamo inventati 1000 progetti, abbiamo fatto 1000 cose, e parlo al plurale perché ho una squadra fortissima, tra l'altro capitanata da Luca Tommasini, che è il direttore creativo di questo progetto, no, infatti. Però sai, virtualmente funziona, ma come ben sai un pochino annichilisce, cioè noi abbiamo bisogno poi del contatto umano, però va bene, noi per ora va bene così. Ci diamo da fare un sacco, e tutti quanti, ognuno nel suo ambito, a cercare di convincerci, di trovare le modalità che ci aiutano, però è in vero. Definitiva poi lì si torna sempre a ribadire il fatto che quanto ci manca poterci frequentare realmente, però insomma resistiamo, e grazie ai progetti in divenire uno ha anche motivazioni per continuare. È vero, diventa stimolante. Tra l'altro, pensa, sono a casa di un produttore con il quale sto lavorando su alcuni progetti futuri, perché comunque il lavoro va avanti. Certo. E nulla, poi contemporaneamente ho avuto una bellissima collaborazione con i grandi Benny Benassi, questo grande DJ. No, mi fa ridere perché l'ho sempre seguito e lo conosco, ma ho realizzato recentemente che io sono di Bologna e lui è di Reggio Emilia, quindi nonostante siamo in una zona arancione e non riusciamo a vederci un granché, siamo riusciti però a fare un bellissimo lavoro, quindi dai, sono molto contenta, mi sento molto fortunata. Vicenda che stiamo descrivendo, abbiamo un grandissimo alleato che è la tecnologia, quindi è da vero, quel punto di vista vero. Lì almeno non ci possiamo lamentare. E per quanto riguarda questa novità, è appunto con il singolo che conosciamo intitolato Breath, c'è il remix di Benny Benassi con anche un video abbinato davvero molto bello. Sì. Beh, sai, Breath è il secondo singolo del 2020, che è uscito poco prima dell'estate. Abbiamo cavalcato nonostante tutto l'estate a modo nostro, in modo un po' bizzarro, in modo diverso, però siamo riusciti a portarci a casa una bella soddisfazione, perché il pezzo ha girato tanto. E poi quest'autunno avevo voglia di darmi una bella carica, non volevo, come dire, uscire con un brano nuovo inedito, perché sto ancora finendo di fare un po' di cose per quello che poi sarà l'album che abbiamo deciso di posticipare al 2021. Quindi insieme al team viene, ma perché non facciamo un bel remix di Breathe, visto che abbiamo chiamato Benny è piaciuto il brano e l'ha reso, secondo me, ancora pop, cioè ancora commerciale e radiofonico. Non ha fatto un tunci tunci cattivo, che era quello che non volevamo, però è Luca, con la sua creatività, Luca Tommasini, è riuscito a riprendere in mano il video e a tirare fuori delle immagini ancora più forti. Quindi dai, stata una bella sorpresa. A proposito di video, come fai a nascondere tutta quella chioma pazzesca sotto la cuffia? È tutta qua sotto. È tutta nascosta. Quando l'ho visto il video in quella conciatura, ho detto, caspita, avrà fatto dei corsi per gestire l'equilibrio. Cioè, diciamo che con Luca mi sto divertendo tantissimo, anche perché mi sta dando, come dire, delle immagini molto diverse, molto 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 forti, e
i capelli li ho folti, ma non sono così folti. Non a quel livello. Diciamo che adesso sono ben nascosti. Feel like I'm brave, I'm alive, I'm feeling fine. Don't wanna waste any time, I like it. Yes, I can breathe. Fire's burning from inside. It's hard to find a reason why to fight it. Still I can breathe. I'm alive, I'm feeling fine. Don't wanna waste any time, I like it. Yes, I can breathe. Fire's burning from inside. It's hard to find a reason why to fight it. Detto Eurovision Song Contest, che si farà, versione... si farà, no, no, guarda, l'EBU ha dato, come dire, la conferma al 100%, creando diversi scenari di realizzo, di realizzazione, anzi, quindi si farà, andrò su quel benedetto palco a maggio del 2021, sempre per San Marino, sempre perché per non San so se sei italiana, sì, gareggerò per San Marino, E poi vediamo, adesso ci sono già abbastanza adesioni, perché comunque è stato un duro colpo questa cancellazione. E quindi alcuni paesi hanno deciso di ricandidarsi, altri no. Quindi adesso entro fine di questo anno, entro fine dicembre, dovremo avere la conferma totale di quante delegazioni parteciperanno. Sicuramente San Marino ci sarà, poi bisogna vedere effettivamente se l'Italia riparteciperà con Diodato oppure col vincitore, insomma ci sono un po' di news che vanno verificate dovremmo... strada facendo, però noi abbiamo una certezza e già siamo pronti per il tifo, forza San Marino. Bravo, bravissimo, anche perché lo ricordo tutte le volte, cioè tu puoi votare, non puoi votare per il tuo paese, certo. Cioè, nel senso l'Italia non può votare per l'Italia, quindi io suggerisco di votare per la sorellina minore, ovvero San Marino. Tutti per San Marino. Sempre, tutti. Allora, insomma, visto che sei dal produttore, come dicevi, siamo certi che non mancheranno le sorprese per il prossimo futuro. Anzi. E allora ti possiamo accomunare in un grosso in bocca al lupo per quello che stai facendo, per quello che farai con Eurovision, insomma, per tutto. Grazie Paolo, poi sicuramente ci vedremo, sicuramente non ci vedremo. Non manchiamo presto a queste promesse che assolutamente, dobbiamo assolutamente... È stato bellissimo, mantenere, come sempre. Un abbraccio grazie, Paolo, grande. A presto. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao.